Volete iniziare a fare attività fisica, ma non siete sicuri di cosa scegliere? Un abbonamento in palestra potrebbe non fare al caso vostro e non avete voglia di acquistare attrezzature speciali per l'allenamento. Bene, non c'è bisogno di scegliere qualcosa di complicato. L'importante è essere costanti in qualsiasi cosa si scelga. Potete iniziare con il cardio, che comprende nuoto, corsa, camminata o bicicletta, come si raccomanda, per un minimo di 150 minuti alla settimana. Il cardio aumenta la frequenza cardiaca e mette di buon umore, anche se si tratta di una semplice passeggiata. O, meglio ancora, camminando all'indietro, detto anche retro o reverse walking. È un buon modo per disattivare il pilota automatico e sfidare un po' di più il cervello. Quando si inizia a camminare all'indietro, il cervello si confonde. Ha bisogno di più tempo per elaborare ciò che il corpo sta cercando di fare. All'inizio potrebbe risultare frustrante, come tutte le cose nuove che si fanno e che non fanno parte della routine. Perché camminare all'indietro? Non sembra, ma porta molti benefici. Innanzitutto aumenta l'attenzione, cosa di cui tutti abbiamo bisogno al giorno d'oggi. Migliora l'equilibrio e la stabilità. Quando si cammina all'indietro si fanno passi più brevi e più frequenti. In questo modo si riduce il carico sulle articolazioni e si migliora la resistenza muscolare. Fa bene anche alla postura perché attiva i muscoli che sostengono la colonna vertebrale lombare. Quando si cammina all'indietro si consuma quasi il 40% di energia in più rispetto alla camminata normale, ovviamente a parità di velocità. E quando sarete diventati più bravi a camminare all'indietro, perché non passare alla corsa? Oppure trasformatela in una sfida e iniziate ad aggiungere pesi. Iniziate a casa o in un qualsiasi spazio al chiuso dove vi sentite sicuri e dove potete eliminare potenziali ostacoli. Inoltre eviterete di andare a sbattere contro qualcuno. L'ideale sarebbe non contorcere il corpo e resistere all'impulso di guardarsi alle spalle. Mantenete il petto e la testa eretti. Ad ogni passo muoverete il piede dalla punta al tallone. Uno studio ha dimostrato che i partecipanti che camminavano all'indietro, che immaginavano di camminare all'indietro o anche solo che guardavano un video di altre persone che lo facevano, aiutavano a ricordare meglio gli eventi del passato rispetto alle persone che stavano sedute o che camminavano in avanti. Ogni volta che si fa qualcosa di diverso e si cambia prospettiva rispetto all'ordinario, si stimola il cervello. Certo, all'inizio lo confondete, ma si adatta rapidamente e crea nuove connessioni tra i neuroni come non aveva mai fatto prima. Ciò significa che cresce, come quando si fa esercizio fisico e i muscoli crescono. Quindi anche il cervello ha bisogno di esercizi. Uno di questi consiste nell'utilizzare la mano non dominante per alcune attività quotidiane. Vi sembrerà strano perché non avete il controllo delle vostre azioni. Provate a scrivere con la mano non dominante. Usatela per controllare il telecomando o il mouse del computer. Versate il latte o l'acqua, aprite i barattoli, pulite i piatti, lavate i denti, imburrate i toast, usate l'apriscatole e mangiate con le bacchette. Questo potrebbe ricordarvi come erano le cose quando stavate imparando quelle che ora sono semplici. Allacciare le scarpe, disegnare o scrivere. La mano non dominante per molte persone è la sinistra, dato che circa il 90% è destrimane. Un dato curioso: esiste circa l'1% di persone che vengono definite ambidestre, ovvero senza mano dominante. Ciò significa che usano entrambe le mani allo stesso modo, quindi non c'è la strana sensazione di non poter essere così precisi nei movimenti. Certo, è facile orientarsi tra le strade del proprio quartiere mentre si guida. Ma ecco come sfidare il vostro cervello. Disegnate una mappa della città in cui vivete usando solo la vostra memoria. Cercate di inserire tutte le strade principali, i punti di riferimento locali e tutto ciò che vi viene in mente. Quando vi costringete a ricordare tutti questi piccoli dettagli, attivate diverse aree del vostro cervello. Una volta terminato, confrontatelo con una mappa reale. Se era troppo facile, scegliete un'area con cui avete meno familiarità. Ad esempio, una mappa degli Stati Uniti o dell'Europa. Cercate di etichettare ogni paese o stato. Non barate! Cos'altro fare per aguzzare la mente?
Quando ci si prende cura del proprio corpo, ci si prende cura anche della propria mente. L'esercizio fisico rende più intelligenti. Il nostro cervello si sta riducendo con l'età, ma mantenere il corpo in forma aiuta a rallentare questo processo. Mangiate più frutta e verdura fresca e, in generale, prestate maggiore attenzione alla vostra dieta. Ora, imparare una nuova abilità può davvero far lavorare il cervello. La fotografia digitale, suonare uno strumento, una nuova lingua o, in generale, imparare un nuovo hobby. Scegliete voi. Migliora la memoria. E man mano che l'abilità diventa più avanzata, il cervello lavora di più e cresce di più. Anche la socializzazione rende il cervello più potente. Se ne impegnano diverse parti. Inoltre, molte attività sociali includono elementi fisici, come fare sport con gli amici. Calcio, pallacanestro, tennis. Chi più ne ha, più ne metta. Unitevi a un gruppo di cammino locale o a un club che vi permetta di coltivare i vostri interessi e di rimanere in stretto contatto con la vostra famiglia e i vostri amici. Meditare è un esercizio eccellente per il nostro cervello e si usa da migliaia di anni. Quando meditate, spegnete tutte le cose che vi distraggono continuamente, in primis il telefono. La meditazione mindfulness aiuta a concentrarsi e migliora l'empatia, l'attenzione e persino l'immunità. È possibile che aumenti anche la capacità della memoria di lavoro. Impostate bene i vostri orari di sonno. La sera, quando il resto del mondo è tranquillo, è meglio guardare la propria serie preferita o scorrere il telefono. Ma questo interrompe il vostro ritmo naturale. Quando si dorme, il cervello elabora tutte le informazioni ricevute durante il giorno. È come se organizzasse le informazioni importanti e facesse piazza pulita delle cose inutili. Un buon sonno aiuta la memoria e migliora l'apprendimento. Si sa anche che può risolvere l'intera giornata successiva e far sentire meglio fin dal mattino. Ci sono anche esercizi interessanti che si possono provare. Iniziate con quello in cui sollevate il gomito destro e toccate la gamba opposta. Fatelo anche con la sinistra e continuate. Si tratta di un esercizio di cross crawl. Fanno parte della cosiddetta palestra del cervello. Lo scopo è quello di migliorare l'apprendimento dell'intero cervello attraverso movimenti di base che sono anche semplici e divertenti. Le parti del corpo al di sotto del collo sono controllate dal lato opposto del cervello. Ciò significa che il lato destro del cervello controlla il lato opposto del corpo e viceversa. In questo modo i due lati del cervello lavorano insieme. Oppure provate a fare il giocoliere. È un modo per incoraggiare il cervello a sviluppare connessioni neurali legate alla concentrazione, alla memoria, al movimento e persino alla vista. Favorisce la coordinazione occhio-mano, migliora la concentrazione e i riflessi. È un modo interessante per sviluppare il pensiero strategico e l'analisi dei passi, che sono fondamentalmente processi del cervello sinistro. E naturalmente la pazienza, visto che all'inizio può essere molto frustrante. Iniziate con una sola pallina o con qualsiasi cosa vi vogliate destreggiare. Se siete agli inizi, provate a esercitarvi sul divano o su un tavolo, in modo da non dovervi chinare continuamente mentre la pallina cade sul pavimento. Cominciate a lanciare la palla in aria un po' sopra la punta della testa e a prenderla con l'altra mano. Il secondo passo comprende un'altra palla. Si può provare a visualizzare due picchi. Non si possono lanciare entrambe le palline sullo stesso picco perché si scontrerebbero. Quindi il picco per la palla di sinistra si trova sul lato destro e viceversa. Quindi quando una palla raggiunge il suo picco è un segnale per lanciare l'altra. Cercate di fare un solo giro e poi fermatevi. Ripetete fino a quando non vi sentite abbastanza a vostro agio da aggiungere il terzo. Dopo un po' di tempo, la giocoleria ha un effetto calmante sul corpo e il cervello ne trae beneficio anche dopo un paio di settimane di stop. Inoltre, sarete più popolari, credetemi.